Buonasera a tutti voi amici, benvenuti nella mia cucina. Siamo nel periodo natalizio, quindi sforniamo, se vogliamo restare un po' nel tema della cucina, sforniamo ricette adatte per le cene, così che avremo seppur limitatamente, ma pur sempre con i nostri cari. Quindi la mia idea quest'oggi è quella di proporvi una ricetta che normalmente si utilizza i primi giorni di novembre, ma la trovo assolutamente interessante anche per il periodo natalizio, magari proprio nelle serate caminetto e giochi in scatola, e quindi vi propongo un tronchetto con tre cioccolati e poi assolutamente delle belle nocciole intere, ok? Allora, adesso vi faccio vedere. Buonasera, buonasera Giovanna, Giovanni anche lei, buonasera, benvenuti, Lucia, Mattia, buonasera a tutti. Allora, vi faccio vedere che cosa ho messo nella mia induzione. Praticamente abbiamo preparato tre pentolini con acqua bollente. All'interno ci sono tre vasetti di vetro, io utilizzo proprio dei vasetti tipo WEC, ma qualsiasi tipo di vasetto può andare bene per poter sciogliere a bagnomaria il cioccolato. Quindi abbiamo 150 g di cioccolato fondente, 100 g di cioccolato al latte e, visto che non basta, 150 g di cioccolato bianco, ok? Allora, adesso ci spostiamo da questa parte. Voi considerate che comunque per sciogliere così a bagnomaria il cioccolato ci vogliono circa un 7 minuti, che è il tempo praticamente più lungo di questa ricetta, perché non c'è cottura, si sviluppa in maniera molto semplice, adesso lo vedrete, e poi andremo a decorare un pochino, ovviamente nel tema natalizio, va bene? Allora, abbasso solo un secondo i commenti, in modo che così riesco a vedere bene cosa vedete anche voi. Ecco qua. Dicevamo, un tronchetto di Natale, quindi io vado ad utilizzare uno stampo da 22 cm. Io utilizzo questo perché mi permetterà questo silicone di creare proprio una forma perfetta, poi lo vedrete. Differentemente, se non avete uno stampo di questo tipo, potete usare ad esempio uno stampo per tipo plum cake, inserire all'interno una bella pellicola che poi vi permetterà un'estrazione assolutamente facile. Ecco, l'unica cosa che vi chiedo, approfitto, l'audio, se si sente bene oppure fate un po' di difficoltà. Ogni tanto mi posiziono un pochino male e allora aspetto un vostro feedback. Allora, dicevamo, per fare questo tronchetto adesso noi andiamo a spennellare proprio con un pennello di cucina il cioccolato fondente bene bene su tutta la base, ok? Allora, adesso me lo vado a prendere con anche un attimino di presina che noi ci sfruttiamo. Ecco qua. Allora, vediamo come riuscite a vedere meglio, sì, così. Allora, praticamente, in modo molto semplice, scusate che perdo anche il grembiule per strada. Sì, sono io. Ecco, poi facciamo un vino. Allora, prendiamo questo cioccolato che vedete si è ben sciolto e andiamo in maniera generosa a spennellarcelo proprio all'interno. Allora, si può fare proprio in maniera molto semplice. L'unica attenzione che dovete prestare è quella proprio di andare a riempire bene tutti gli spazietti. Allora, noi per sicurezza, vedete bene? Sì, mi pare che l'inquadratura ci sia. Tutti gli spazietti in modo da costruire proprio un guscio di cioccolato fondente, ok? Allora, noi faremo per sicurezza due passate, quindi una prima la facciamo adesso, poi andiamo a sistemarlo nel congelatore qualche minuto, il tempo che intanto ci prepariamo le altre cosine, sì che poi si solidificherà abbastanza, e andremo a fare una seconda passata, va bene? Quindi molto facile. Appunto, adesso io vi farò vedere appena completo un attimo il tutto. Bisogna proprio chiudere bene tutti i buchettini bianchi, anche se uscite un pochino dallo stampo non succede nulla, perché tanto poi quando andrete a toglierlo, vedrete, con questi stampi di silicone proprio si sfila benissimo, proprio a mo' di calza, non si toglie con facilità. Potete poi eliminare quel piccolo eccesso che è rimasto fuori dallo stampo, lo togliete proprio con il pennino.
che se siete poco precisi su questo non succede assolutamente nulla. Ecco, adesso noi praticamente abbiamo spennellato ben bene tutto, ok? Anche divertente, sembra di pitturare proprio, così, tutto il mondo. Allora, adesso vi faccio vedere bene, anche dalla vostra parte, ok? Vedete, io l'ho riempito bene bene tutto. A questo punto lo vado a mettere un attimino nel congelatore, ok? Quindi lo posizioniamo qua. Scusate, io ho anche il congelatore che cigola, sembra che ci abbiamo il fantasma. Allora, prendiamo una terrina, ok? Allora, all'interno andiamo ad aggiungere 200 g di crema di nocciole, ok? Questa l'abbiamo già qua pronta. Poi vado a mettere anche, e questo è un po' la chiave di svolta, della crema proprio, della pasta di nocciole, che non si trova proprio facilmente, sono onesta, però in certi supermercati un pochino più grossi la si trova, è proprio una pasta, e questa vi dà quel senso poi di cremino, tra virgolette, al vostro tronchetto. Ecco qua. Comunque la trovate se non negli e-commerce, oppure in quei centri dove vendono tutti i prodotti per la cucina. Se non riuscite a trovarla non succede nulla, potete fare direttamente la stessa dose, quindi 200 più 80, 280 di crema spalmabile al nocciolo. Poi andiamo a metterci questo cioccolato al latte che abbiamo appunto sciolto a bagnomaria, quindi andiamo a fare proprio una miscela di cioccolati misti, quindi veramente una cosa molto golosa, molto buona, veramente. Adesso c'è un profumo di cioccolato che mi arriva dappertutto. Ecco qua, adesso inseriamo anche il cioccolato bianco, vedete? Si sta ancora morbidendo. Ecco, quindi ce lo mettiamo tutto. Allora, anche qui io vi do questa ricetta appunto utilizzando tre tipologie di cioccolato, però potreste pensare, se volete fare qualche variante, di mettere tutta una dose completa solo di cioccolato bianco e poi magari al posto della crema di nocciole utilizzare una crema di pistacchi, va bene? Poi noi oggi mettiamo anche le noccioline intere e se volete appunto potreste mettere pistacchi, oppure se vi piace ad esempio un misto di biscotti, tipo potrebbero essere o degli Oreo oppure dei wafer o degli biscottini secchi, quindi le varianti all'interno possono cambiare, i gusti possono essere diversi, potete fare anche tre tipologie per presentare in tavola, chiaramente rispettando le dosi che presenta la ricetta. Ecco qua. Allora adesso riprendiamo il nostro guscetto di cioccolato che avevamo messo in congelatore e andiamo a mettere una seconda passata. Ok, vedete? Si è proprio solidificato bene, perché ci sta proprio un attimo. Allora adesso per sicurezza facciamo proprio un'altra spennellata, ce lo versiamo proprio così all'interno in modo che abbiamo una dose un pochino più generosa e lo andiamo a spalmare ben bene, così facciamo proprio uno strato bello corposo che sarà proprio il biscotto. Poi vedrete, poi ve lo faccio vedere, diviene veramente una forma assolutamente perfetta che dopo andremo a decorare con un po' di soggetti natalizi. Ok, allora adesso lo posiziono ancora un secondino, quindi due passaggi in congelatore, ma proprio una cosa di mano che si solidifica un pochetto. Nel frattempo continuo un pochino ad amalgamare il nostro composto in modo da far sì che si sciolga bene tutto, si mescoli bene tutto assieme. Nel frattempo do anche un'occhiata un pochino ai commenti. Anna, buonasera. Vediamo un po' se
c'è qualche commento. Mi piace il cioccolato, a proposito, noi stiamo facendo questa ricettina proprio al cioccolato completo. Allora, si sente bene, grazie Claudio che mi hai aiutata, perché sapete che io con i miei video sono un pochino poco afferrata con la tecnologia, quindi ho bisogno di avere un riscontro da parte vostra. Ok, allora adesso praticamente l'abbiamo completato, prendo di nuovo lo stampo e vado a riempire il tutto. Quindi basta semplicemente versare tutto questo composto all'interno, ecco qua, in maniera proprio così, con il cucchiaio, e poi andiamo a livellare. Ecco qua, possiamo livellare bene, fino in fondo, aggiungiamo ancora nell'angoletto quello che ci manca. Allora, io lo completo così, nel senso che così lo vado poi a inserire in frigo per circa un'oretta. Però, perché? Perché se io poi lo vado a mettere, come vedrete, lo vado a servire rivolto verso il basso, la parte questa qui non si vedrà. Altrimenti, se voi voleste, per dire, coprire anche il fondo di cioccolato fondente, dovreste inserire questo stesso stampo così pronto nuovamente in congelo un altro 10 minuti, sciogliere di nuovo il cioccolato e passare di nuovo. Invece noi questo passaggio in più, che voglio o no, cioè che perde solo tempo, che non ha neanche senso, noi lo completiamo così perché comunque lo serviamo, adesso vedrete, in una maniera che non serve per passaggio. Ok, allora io adesso lo torno a mettere, ma no, neanche con tanto adesso questo qui mi basta solo un'oretta e si è solidificato. Nel frattempo prendo quello che vi ho preparato prima, così mi risparmio il tempo di attesa. Allora mi prendo un taglierino, ecco qua, e vado a metterlo, metto così ve lo faccio vedere. E adesso andiamo a decorarcelo. Vedete? La forma vi viene proprio perfetta. Quindi questo guscio di silicone vi permette di realizzare una forma ottimale, ok? Allora adesso ci occupiamo della decorazione, che è la parte, diciamo, che lo renderà proprio un natalizio completamente. Allora mi prendo questo filo qui in silicone e vado a prepararmi partiamo magari con le decorazioni bianche. Allora io adesso utilizzo come stampi, vi faccio vedere, sono sempre degli stampini espulsione. Allora io utilizzo una renna, va bene, poi mettiamo delle foglioline di agrifoglio e poi il simbolo così della neve. Allora non è necessario che voi abbiate proprio questa tipologia, qualsiasi tipo di taglio biscotti a tema natalizio, volete fare tutti alberelli oppure tutte stelline, quindi in base anche un po' alla vostra fantasia andate a decorarlo un pochino a tema. Allora adesso ammorbidisco un momentino la pasta da zucchero, anche questa si può acquistare tranquillamente oramai in tutti i supermercati grossi, la tendono, oppure sempre questi negozi che vendono tutte cose per prodotti per la casa. Ok, allora metto il mattarello, questo è un mattarello piccolo adatto, diciamo, alle piccole decorazioni, ma si può usare una per le quindi non c'è problema. Allora, adesso partiamo con la renna, cosa dite? Facciamo prima una renna. Abbiamo giusto qualche piccolo soggetto che andiamo a mettere magari lateralmente, adesso mi toglio con il non rovinare perché la pasta da zucchero è sempre morbida e quindi bisogna fare attenzione quando si va a togliere lo stampo. Ecco qua, adesso ce la posizioniamo la penna, adesso la faccio vedere anche lei. Ecco qui. Ci vorrebbe magari anche un goccino d'acqua perché per la farla venire un pochino meglio, ma devo attenzionare, se non la prendo, sì. Non è che forse
nazionale tutti i soggetti qui lateralmente. Scusate perché purtroppo con il video non si riesce a vedere proprio tutto integralmente, allora cerco di fare al meglio che posso. Allora adesso ci facciamo anche questo simboletto della neve, ok? Andiamo a togliere l'eccellenza, ecco qua. Quindi posizioniamo anche il simboletto della neve e poi continuiamo ancora, mettiamo ancora un'altra renna e poi andiamo a farci anche una decorazione sopra con l'agrifoglio, facciamo un po' di verdi, quindi mettiamo tutto il bianco sulla base e poi facciamo del verde sopra per chiudere la nostra decorazione, va bene? Ecco qua, prendiamo l'altra renna, ecco qui, ci posizioniamo, ecco qui, la renna, e l'ultimo fiocchetto di neve e poi abbiamo completato la parte bassa del nostro tronchetto, ok? Ecco qua. Quindi avete visto, basta veramente un attimo e abbiamo decorato già a Natale. Ci sposto questo qui un secondo, così vi faccio vedere anche voi un pochino meglio, così magari adesso lo lavoro da questa parte. Eccoci qua, ancora due piccole foglioline, dicevamo, quindi prendiamo un po' di pasta di zucchero verde e poi magari facciamo anche qualche pallina rossa che ci sta. Ecco qui. Allora, scaldiamo sempre con le mani perché così si ammorbidisce e poi la stendiamo. Ecco qua. Siamo così e così siamo praticamente quasi alla fine della nostra opera. Quindi adesso prendo la foglia e la mettiamo qua sopra proprio per chiudere un po' in bellezza il nostro tronchetto, magari vediamo anche un po' di movimento alla foglia, insegniamo un pochino, ok? E qui. Cosa vi sembra come idea? Un po' piacere? Vi taglio una fettina? Dividiamo? Dopo non dobbiamo esagerare perché è goloso, quindi ci dobbiamo contentare di un pezzetto. Ecco qui. Ultima fogliolina. E la sistemiamo da questa parte, ok? Ecco qui. E poi tre palline di chiusura, e così facciamo un po' di colore. La pasta rossa è sempre un pochino più rigida rispetto alle altre. Facciamo tre piccole palline. Voi lo utilizzate spesso la pasta da zucchero? Io la trovo molto interessante proprio quando bisogna un po' dare un senso, un'immagine un pochino più impattante. La pasta da zucchero è veramente interessante, magari utilizzata così in piccole dosi, giusto di decorazione, anche se assolutamente commestibile, però così in piccole dosi rappresenta bene le immagini che vogliamo poi dare alle nostre creazioni. Ecco qui, ci mettiamo anche l'ultima pallina, mettiamo tutte le creazioni. Là, amici miei, il tronchetto è pronto, poi vi lascio anche magari una foto con la descrizione del procedimento, quindi avete visto, è molto facile, molto veloce, però sicuramente piacerà a tanti. Allora io vi ringrazio sempre per l'attenzione, grazie mille e ci sentiamo nei prossimi giorni, va bene? Buona serata a tutti, ciao!